Giovedì 17 settembre 2015, benvenuti o bentornati sul canale video di Matteo Baudone, in cui oggi si commenta una notizia che il sito della stampa mette in prima pagina sul suo sito e che il giornale della giornata rilancia dalle sue pagine, come succede spesso per i giornali che pubblicano e che periodicamente vengono sfruttati, che scusate la brutta parola, per la fornitura di notizie per il giornale della giornata. Quest'oggi la notizia è una notizia abbastanza esplosiva, perché si tratta di una scoperta scientifica per cui un uomo incapace di produrre spermatozoi tramite del suo materiale genetico potrà produrli, perché sarà possibile farlo tramite produzione in vitro, nel laboratorio in pratica. Ora, da una parte questa notizia è una notizia veramente importante, perché fa in modo che un maschio incapace di avere un figlio dalla sua compagna perfettamente fertile potrà creare gli spermatozoi in laboratorio, potranno poi fecondare sua moglie sempre secondo legge, visto che esiste una legislazione molto precisa in Italia per la fecondazione delle donne fatta al di fuori della fecondazione classica, che è il rapporto sessuale. Si potrà fare questa fecondazione, massimo 3 ovuli se non mi sbaglio, e tramite questa fecondazione si potrà ottenere un figlio geneticamente appartenente ai due genitori, e quindi si potrà ottenere quello che non si riesce a ottenere con una fecondazione classica. Ora, da una parte è un grande aiuto per tanti uomini che psicologicamente non riescono ad accettare questo loro blocco personale, perché per un uomo, parlo anche in prima persona, non riuscire a produrre il proprio liquido seminale può essere, ma principalmente il non riuscire a essere uomo secondo certi parametri può essere molto restrittivo. Però mi si permetta questo: se tu non sei in grado di avere un figlio tuo, e magari provandoci e riprovandoci anche la scienza non ti dà una mano, ci sono tanti bambini bisognosi di affetto che aspettano una mamma e un papà a cui poter dare, da cui poter ricevere affetto in orfanotrofi, in strutture dedicate, quindi ai genitori che possono trovarsi di fronte ad una sterilità maschile o anche femminile in questo caso. Non scartate il fatto di poter trovare all'interno di alcune strutture dedicate all'infanzia dei bambini a cui poter dare, da cui poter ricevere affetto. Non dimenticate che ci sono tanti bambini bisognosi di questo fatto nella loro vita. Vi saluto.